Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Eccoci ancora una volta insieme per un video su un pane, anzi su filoncini di pane ai cereali. Vediamo insieme come eseguirli. Eccoci qua, ho preparato le farine. In questo periodo cerco sempre di smaltire le farine prima del grande caldo, perché poi ne terrò in piccole quantità e le metterò in frigo. Allora, come vedete, ho miscelato tutti i tipi di farine. Sono quattro tipi, quelle 10 cereali, la semola, la zero e un po' di integrale. Bene, le miscelo direttamente nella ciotola della planetaria. Le vado a mettere in autolisi all'incirca per 30 minuti, quindi aggiungo piano piano l'acqua, ma non la metto tutta, ne lascio un pochino. Dicevo smaltirle perché queste sono farine bio, non ci sono conservanti, quindi hanno una scadenza anche corta. E poi con il grande caldo potrebbero riservarci qualche sorpresa o le temperature superiori ai 30 gradi. Quindi io di solito quando riprendo poi le farine ho un frigo nel garage, lo accendo e metto le farine al fresco. Bene, passata la mezz'ora di autolisi ho spezzettato la pasta madre solida, come vedete. E vado a far girare con la planetaria, aggiungo altra acqua di quella che mi era rimasta e il resto poi la metto piano piano così mentre giro. Qui ho tagliato, ma naturalmente fate girare almeno 10 minuti. Una volta pronto, ho preparato già la ciotola che ho oliato e ci vado a mettere l'impasto. Faccio un giro di pieghe direttamente nella ciotola, soltanto un giro, e poi copro con la pellicola e lo tengo a lievitare a temperatura ambiente. Questo perché sto facendo questo passaggio nel primissimo pomeriggio. Naturalmente i tempi dovete sistemarli a seconda delle vostre esigenze. Ed ecco qua l'impasto dopo all'incirca 5 ore. Ora non è che ho guardato preci di preciso bene l'orario, anche perché anche voi non dovete seguire il mio orario, perché dipende molto dalle temperature in cui vi trovate e quindi lo lasciate lievitare fino a che non raddoppia. Il mio, avete visto, ha raddoppiato, ma anche di più. Bene, ora l'ho versato sul piano di lavoro e faccio il solito giro a tre di pieghe. Per quanto riguarda i tempi, io adesso sono arrivata la sera a fare queste pieghe e sicuramente non faccio in tempo ad infornare, quindi ho pensato di formare i filoni e poi metterli in frigo fino a domani mattina, altrimenti sarei costretta ad aspettare la seconda lievitazione fino a tarda notte. Quindi ecco perché vi dico che a seconda dei vostri tempi dovete seguire le lievitazioni, quindi potete anche cambiare come ho fatto io, invece del pomeriggio iniziate la mattina e la sera vi fate il pane, ok? Bene, io ho deciso di fare due sfilatini, quindi ho diviso l'impasto in due. E vado a fare direttamente la formatura, quindi ho fatto soltanto un giro di pieghe, però se voi vi rendete conto che c'è bisogno di un altro giro di pieghe, fatelo tranquillamente.
Il mio impasto sembra ben lievitato e quindi ho fatto soltanto un giro. Ora, come vedete, ho arrotolato e stretto il filone, il filoncino. Uno l'ho già preparato, eccolo qua. E sono pronti. È molto appiccicoso perché quella farina che ho messo ai 10 cereali c'è anche la segale. Ci sono diversi cereali, diversi tipi di farina. Una farina del Molino Cipolla, dove c'è anche il farro, l'avena, mais, orzo, segale e quindi poi altre cose. Quindi ecco perché rimane un pochino così appiccicosa, ma è molto buona, molto, manda un alto cotto. Manda un profumo incredibile questo tipo di farina. Bene, metto ora, come vedete, dentro un contenitore, un recipiente, un cestino, quello che avete. Li metto divisi con un po' di semola, li copro, anzi no, ci metto un po' di semini. Voglio mettere un po' di semini misti. Quindi vado a bagnare la superficie con un po' d'acqua, poca poca, per far attaccare un po' i semini, se no poi si staccano tutti in cottura. Sono semi di sesamo bianchi, neri, c'è il lino, adesso non ricordo bene, comunque sono semi misti per pane. Ah, ecco il papavero, c'è cioè il papavero, sì. Ok, bene, ora lo copro. Prima di metterlo in frigo lo chiudo dentro una busta di plastica, lo tengo 15 minuti fuori e lo metto in frigorifero fino a domani mattina. Ecco, eccoci qua, la mattina dopo ho tirato fuori e come vedete è lievitato anche stando in frigo. Ora però lo tengo una mezz'oretta, il tempo che si scaldi bene il forno. Poi, come vedete, l'ho trasferito delicatamente sulla carta forno, che poi, come sapete, faccio scivolare sulla teglia calda che ho messo già in forno. Ho fatto dei tagli e ho messo i semini, come vedete, si sono tenuti bene. Ed ecco qua, una volta che parte la spinta, si sono gonfiati subito. Il forno al massimo, dopo 20 minuti, all'inizio ho spruzzato tanto vapore, dopo 20 minuti ho abbassato a 220, ho tenuto parecchio a 220, poi gli ultimi 10 minuti a spiffero a 200. Prima di tagliare lo faccio raffreddare, come vedete è molto bello, si presenta bene. In casa c'è un buon profumo di pane come il pane che si faceva una volta. Molto bello, vediamolo ora al taglio, visto che a mattina ci faccio anche colazione. Eccolo qua, è bellissimo, come vedete, ben alveolato, molto bello, sì, mi piace. Bene, amici, grazie della visione, condividete e ci vediamo al prossimo video. Ciao!